Allora, andiamo a cercare. Buongiorno a tutti. Nuova live. Che poi stasera. Adesso vediamo se. No, vediamo se stasera. Con So Beppe e John. Ci facciamo una bella partitella. Avevo usato quel camioncino là. Vediamo se John si presenta. No, volevo qualcosa di piccolo. Piccolo, un po'. Per andare a scovare la mappa. Che facciamo una cosa, un attimo di pazienza. Bam 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 bara bam bam bara bam bam. Qualcosa che io vado a me, quel camioncino là non mi dispiaceva, non era niente di eccezionale. So che l'ho cancellato, cioè l'ho cancellato, l'ho. Vediamo, facciamo così. Vogliamo andare indietro di U. All'indietro, andiamo all'indietro, andiamo. Il Paystar 50-50 recovery. Fa vedere. Vediamo chi ci viene a trovare oggi. Ma sai, oggi è una giornata. Da Lucca Comics. Sarebbe piaciuto andarci, certo, non con quel mal di schiena qui, però stare in piedi non mi fa male, è star seduto che è casino.
Se regge oggi va ancora bene. Prometheus, che cazzo è il Prometheus? No, non mi ispira niente di buono il Prometheus. Sai che non trovo più neanche quelle mod là? Questo l'ho preso, sì, l'ho messo, ma eccolo qua. Mi sa che era lui. Mi sa che era lui che ho cancellato. Un cretino. Un cretino, mi sa che era quello lì. Questo è l'azzo. Ah, perché sono tutti modelli AGL, eccoli qua. Oh. Sono tutti AGL. AGL. Ecco, questo qua è lo scout player. Pensa che non riesco più a trovarlo. Porca puttana che io le ho cancellate e adesso non mi ricordo più quali sono, perché non sono neanche state attivate, sono state proprio eliminate. Console for sì, gli azzo li avevo scaricati tutti. Che è sta cosa? Questo è bello come colore. Sì, ma hanno soltanto i colori che...
Oh, non trovo più cosa di rimorchi. Ma pensa te. Questo sì, non l'ho caricato, questo qua. Natale Stream. Ragazzi, io l'ho provato e nel fango va come va da lentezza sovrumana. Pensavo che. Adesso mi è andato nella mappa di là, però era più gioco avere dentro il radar. Mi sono detto un cretino e l'ho preso senza radar. Oh, ce n'è una miriade, eh? Ma io non trovo più. Twist. Perché? Sotto su di là. Al basilisco. Ma è lungo. È lungo, è come il coso. Come il Kenny. Volevo vedere se trovavo quello di rombo di tuono, che adesso non mi ricordo com'era. Oh, ciao tesoro, bentornata. Cioè, meglio, sono tornato prima io, nel senso che ero il primo da essere andato via. Racconta, racconta, com'è andata il pranzo? E il dopo pranzo. Racconta, racconta. Le tubature in bagno funzionavano tutte. Allora, no, questo cos'è? È andato tutto bene, è andato tutto bene. È quello che ti aspettavi, quello che speravi, immagino. A meno che non ti abbia preso a calci lì sotto, ma non penso. Perché non trovo quello che cerco? Per Dio. Che due balle. Ecco che questo qua non l'avevo installato. E questo qua fa molto comodo. Elegante, elegante, molto elegante direi. Ma dove? A tavola?
vediamo sta cretinata di mod che cacchio è. Bello, l'importante è che gli sia piaciuto a lui. Magari il divano non gli è piaciuto molto al divano. Adesso devi mettere in lavatrice anche quello. Non so come ce lo metti dentro il divano, dentro la lavatrice. Però, vabbè, un modo lo trovi. Ma no, che cazzo era? Il diluvio universale era. Questo qua, ma no, non credo che funzioni, no. Devo cancellare, le ho tirate via. Di solito uno quando fa pling pling, di solito un po' ne fa, non che non fa, lo fa gocce. Cargo qua, io non riesco a trovare quello che cerco. Porca puttana, sti cazzo di camion, 12.000 tipologie di camion. Ah, quello qua, dove l'altro? È tutta la conseguenza, eh? Adesso è ancora lì o è già andata a casa? O dorme lì stanotte? Certo che se sta lì a dormire sono sicuro che non dorme. Slot, 7 slot, 8 slot. Allora. Allora, questo qua. Ah, lo ospiti da te fino a lunedì? Però. E allora ti sbizzarrisci in questi 5 giorni qui. Questo qua, vediamo com'è. Nell'altro l'amma non è Crazy MK63 Ribo 6x6, uguale a questo qui. Io spero che sia vestito fuori dalle coperte.
perché non trovo più le mod dei... cioè non mi ricordo neanche come si chiamano quelle mod dei... sembra quasi la puntata di un film porno. Sembra quasi, ho detto che è, ho detto sembra quasi. Ma voglio capire, i tuoi genitori o sei in casa da sola con lui e tua sorella? O hai mandato via anche tua sorella, no? Tanto per capirci. Beh sì, ma perché non prendiamo un carro armato? Trovo. Oh, beh, allora. Bell'uomo. E tu stai chattando con me e lui cosa? Cioè, sta guardando, sta facendo i cazzi suoi. Ah, va bene. Allora. Addirittura, addirittura più morto che vivo. Niente. Fa la mano morta, fa la mano morta. Speriamo di reggere per stasera, sennò... Questo qua, ah, il basilisco 4.900, 6.900. No, non mi interessa. Io voglio ritrovare beh, sicuramente dopo la performance magari non ho più energia. Dirlo, poverino. Interessante questa... che cos'è sta cosa? Cosa? Che cazzo di mod è? Di un film quasi lungo come il Titanic. Sì, c'è un cetriolo come mod delle cose, non ho capito che cazzo serva, ma comunque c'è un cetriolo, dopo va bene. Non ho voluto indagare cosa potesse servire in mezzo ai camion. Allora, io non capisco dove cacchio è. Dopo non le cerco più, 7x6, 8x8, sì, ma non vale una cippa. L'abbiamo già provata, io quasi quasi lo cancello il Ford. Io il Ford li cancello perché non vale una cippa.
Questa è una mod delle carte, no, dopo non serve. Ah sì. Bisogna stare concentrati in quei momenti lì, se no è un attimo che si va per la sprelle. Le curve diventano dritte tutte in un colpo. Sì, no, beh. È un bel passatempo, ci mancherebbe. Non sempre, non a tutti. Non a tutti. Allora, Cross Euro Truck, eccolo qua, sì, quello lì va bene. Slider, niente. Sinceramente, a me non mi è mai successo. Mod pack. Ah, eccoli qua, perché non li ho installate. Adesso vedrai che saltano fuori quei bagagli lì. Ma no, ma dai, che due palle. Aspetta, erano qua. Ok. Ecco perché non ce li avevo, perché non li avevo installati. Questo è un bel rimorchio, però è un casino girarci. Era un po' che riferma, magari sì, mi ricordo che me l'hai detto ieri sera. Allora, in teoria dovrei averle messe tutte quelle mie. Quello no, abbiamo detto, perché non vale una cippa. Una cippa forse, ma 193, basta. Basta! Basta installare ste mod. C'ho più mod io che il gioco, momenti, via.
Allora, inizia co-op, così, nuova partita, inizia, perfetto. E si va. Sarebbe? Che cosa vorresti fare? Cioè, bannano te o bannano me? Poi non sono neanche io che devo decidere se banna qualcuno, o sbaglio. Polso. Scricchiolo se te la senti un po'. Sì, ma allora mi segnalano un messaggio, però io posso consentire o bloccare. Perché tutte le volte che arriva un messaggio, magari che mi dicono consenti o non consenti, io consento tutto. Basta che non si offenda. A parte che anche le offese mi scivolano addosso, sono un livellino un po' superiore. Dopo se uno insiste, insiste, insiste con delle offese, magari lo blocco davvero perché vedere dei commenti stupidi, no. Tutto lì. Allora, noi siamo qui e siamo. Ah, ok, siamo qua. Ok. Ok. Qui abbiamo un camion, va bene. Ah, ma qui non abbiamo la diga, cioè non abbiamo diga di Smallville. Scusa un attimo. Allora. C'è niente di scandaloso. Cioè, nel senso, per la chat non penso che le dia fastidio. Se hai sia una che l'altra lo puoi fare. Secondo il mio punto di vista. Mi ricordo che. Oggi facciamo che andiamo a esplorare tutta la mappa. Se a lui gli sta bene, puoi far tranquillamente. Tanto il battacchio è suo, eh. Ok, allora adesso bisogna capire che strada fare. Io potevo andare giù di là così aprivo quel pezzo di mappa. Allora, facciamo che proviamo ad andare su di qua. Facciamo, tanto oggi è giro esplorazione. Niente di più, niente di meno. Niente di più, niente di meno. Vabbè. Prova a metterglielo dentro il peperoncino. Col ketchup. Voglio vedere se gli piace dopo.
scusa, ma... Cacchio, mostra il carico. Ok. Prova, prova. Magari vogliono qualche Madonna, però magari dopo gli piace. Posso. Beh, sì. Non è tanto il male, il bruciore. Strano, hai fatto 2 ore di movimento. Dovevi almeno smaltire un po' di grassi. Dicono che quella ginnastica lì fa bene. Dicono, bravo. Non so quanto possa essere vero. No. Porto, vediamo giù il porto che cosa abbiamo. Anzi no, andiamo giù di qua che ho preso 100 grammi. Ti va ancora bene. Io dal giorno alla notte prendo 1 chilo. Oscillo tra i 111 e i 113.
Ok. Allora, di qua. Andiamo a prendere la prima torre. Assurdo come camion questo qua, perché però piano piano ci arriva, che ci va piano piano, fa un giro strano. Dovevo andare di qua. Grazie, due palle. Poi dicono perché sono. Ah. Ok, io invece sono 1,84. Sono 30 cm un po' più alto. Sì, vero, giusto. Giusto, vero, vero. Proprio vero, sì, sì. Allora, passiamo di qui e dopo ci giriamo di là. Tanto uguale. No, penso che lo dicano ancora. Oh, là abbiamo un ponte da scoprire. Ok, allora adesso noi torniamo indietro. Torniamo indietro e andiamo là. Così apriamo. Qui ci sarà un ponte sicuramente rotto. Sicuramente mi ci gioco i gemelli di famiglia. Ed è ovvio, cioè ci sta. Prova anche lì. Prova anche lì. No, tesoro. Ci sto immaginando. Cioè.
piacere posso immaginarti, nel senso che devo capire come puoi essere, però non sapendo come è fatto il tuo viso, il resto non è che posso immaginarmi molto. Cazzo, devo andare con questo camion adesso. Li portavo anch'io da bambino, da 6 anni che iniziavo a portare. Poi quando sono andato 14, 15 anni, forse anche prima, forse adesso sono astigmatico. Adesso che ne ho quasi 50 li devo rimettere su perché comincio a non vederci più cazzo. Abbiamo scoperto il nulla qua. Io non mi ricordo se c'è il garage o no, adesso vediamo. Forse non è qua. No, c'è qualcosa ma non è il garage. Ah, c'è quello là da portare, e la Madonna, e quando lo devo portare fuori quello là? Le bestemmie. Le bestemmie. Marcia facciamo. Così. Tanto di più non c'è niente da scoprire di qua. Figa, 23 anni la vecchia. Butto via io allora. Allora, io adesso devo ritornare indietro, ma qui c'ho... Ah, vedi che c'è il ponte qua che è rotto. Dunque io quel ponte qua lo devo mettere a posto. Dunque dovrei tornare lì. Lotta nel fango. Sicuramente ci sarà da andare a prendere questo. C'è il problema che qua, vedi che non c'è... fare qui per la
Ti giuro, ho il cellulare davanti al naso e faccio fatica a vedere le testiere. Allontanalo! Ah, infatti da lontano non ci vedo malissimo. Certo, le scritte troppo piccole non le vedo neanche io, cioè non le vedo io. Ma prima vedevo bene da vicino, cioè se mi avvicinavo le cose le vedevo. Adesso le devo un po' allontanare perché sennò poi se sono troppo piccole non le vedo più bene. Conto se tu ne avessi quasi 40, ma ne hai 23. Problemi della vista se uno ce li ha da quando comincia ad averli, non è che migliorano. Io ho portato una benda, ho portato un cerotto su un occhio perché dovevo sviluppare le diottrie dell'altro. Avevo 7-8 tipi di paio di occhiali, con lenti progressive, lenti divise, doppie lenti. Classico che si chiamavano a quattro occhi. Allora, qui adesso che cosa ti chiedono? Questo qua è un ponte che va sistemato. E voilà! E io che sono arrivato qua non ci faccio niente. Cioè, dovevo andare giù di qua. Ma vabbè, io a sto punto non vado giù di qua, non posso neanche tornare su perché mi fa tornare nell'altra mappa, mi fa tornare nell'altra mappa perché io sono lì, mi fa andare alla diga per forza, grazie a due balle dopo dalla diga ritornare lì. Che senso? In che senso? Cosa intendi? Le vite passate? Cos'è che è cambiato? Apriamo, facciamo girare un po' d'aria. Se gira l'aria. Ho assaggiato un pochino, un goccio di Coca-Cola e mi è sembrato più innacquato e diverso dal sapore. Ah beh, sicuro. Sì. Quello sono sicuro. Sì, sono meno concentrato rispetto a prima. Quello sì. Quello sicuro. Allora, vediamo se componenti telaio cosa ci posso mettere. Super fuel. Ah, un serbatoio da 588 litri. Dipende se non consuma, ok, ed altro non, no, questo va bene, figata, figata, ah non posso metterci niente qua, sti cazzi, cazzo c'è 220 litri. Una volta che ci ho messo il bar,
Ok, questo va già meglio. Yellow. 1150 litri. È andata a comprare il bar perché aveva il... Sì, no, beh, oddio, no, aspetta, sì, è molto più acquosa, acquosa. Allora, componenti telai, 200 litri, facciamo solo questa. No, voglio provare questo. Sarà ne merita cacata. Personalizzo. Stock. Cambio off-road. Crevio litter stuff. Pneumatici. Mettiamo pneumatici codini, sperando che da fango, ok? Mazza che gomme. Fango eccellente, a buone. Si scarse, va bene. Ok, stock. Offline, ovvio. Componenti telaio, ok. Che ne magno stasera? Non lo so tesoro, che te magni? Dovrei la piana. Ah, sì. Aspetta, io devo capire dove andare qua. Dunque devo andare di qui e poi devo andare giù. Sono le due, va bene. Io vado matto per le insalate, o meglio per le verdure in generale, tranne il carciofo e il peperoncino, la roba piccante non mi piace, tutto il resto mi puoi dare qualsiasi cosa.
qualcosa che speravo. Vabbè. Ma il carciofo non mi piace perché c'ha quelle putte, eh? Poi dopo c'è un soporaccio, sinceramente. Le melanzane, sai, la parmigiana, le melanzane e la parmigiana non sono male, perché sono di Parma io. Crude non mi dicono niente, in effetti, le melanzane. Magari alla griglia van bene, anche se dopo sono da disegnare. Però è meglio se a me mi regalano un vestito. Se a me regalano un vestito, piuttosto che portarmi fuori a cena. Di solito si dice così, però in realtà non è vero. Nel senso che quando sono fuori a cena mi so limitare. Se sono invitato fuori a cena. Non sono mica un cuoco io, dunque non so nemmeno come si faccia la parmigiana. Io cucinare anche no. Se vado fuori a cena mangio il giusto, per l'amor di Dio, ma non mi strafogo quando sono a casa. Anche il giusto che fa me la stessa cosa, come quando dicono la carbonara ci vuole il guanciale, non si vuole la pancetta, ma ci puoi mettere qualsiasi cosa, ci puoi mettere anche lo specchio, me la mangio lo stesso. Ci mette la panna, ma per me ci puoi mettere qualsiasi cosa, basta che sia mangiabile. Biofilizzate non so neanche cosa sia. Sinceramente. Pensavo si facesse sentire John, mi deve dare la conferma per stasera, ma a quanto pare. Ma è bello che non l'ha risposto sul disco. Lo posso vedere da qua.
Sì, ho capito, però non l'ho mai vista io, le uova riutilizzate. Mi ha mandato un messaggio su Discord perché suo Beppe mi ha detto che vuole fare stasera la coop su qui su SnowRunner, e io ho detto che va bene, mi dicano l'orario, se si collegava magari glielo diceva a voce, ci mettevamo d'accordo a voce, tra virgolette. Intanto io continuo ad aprire le mappe, così quando sono belle aperte tutte so dove devo andare, se no anche arrivo. Un po' di andati qui, un po' di andati di là. Sai, c'è una morosa, magari una morosa gli ha detto andiamo da qualche parte oggi. Tu ce l'hai lì accanto a te il tuo pseudo moroso. Sì, anche. Non sarebbe difficile. Ci sta. Visto che in là gli dà giusto, ci sta, tanto in live non lo vede nessuno se non è una telecamera. Che gippino questo qua. Non ha il coso ma fa lo stesso. Ah beh, sì, ovvio. Puoi anche picchiare uno, non ti vede nessuno. Sì, ah sì, te lo confermo. Un po' ti distrai, ma
una volta che si è fatto l'abitudine. Oh, là c'è una torre, là c'è una torre, là c'è una torre, andiamo a prendere la torre. Questo qua lo lasciamo qui adesso. Dove vai? Di qua, di qua. Poi su di qua. Stavo dicendo, non ci do 2 lire a quella pina qua. Sempre bello, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento. Mi piace sto gippino qua. Qui dopo dove c'è quel container di merda. Ah, c'è la torre, la offre, c'è la torre, va, via, via. Non me la torre, non me la torre, 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 torre. No, 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 via, via, wow, wow, wow. Nuovo obiettivo scoperto. Basta? Finito lì? C'è tutto sto casino per... Ah, l'osservatorio. Vabbè, lo atto. Osservatorio, sono qua. Andiamo all'osservatorio, scusa. Così questa l'abbiamo finita. Questa missione qua l'abbiamo finita. Scusa, ma dove l'avevi letto? Ah, ok, punto scoperto. Un obiettivo scoperto, quello. Sì, è una piccola ninfomanica, eh. Cioè tutto sto casino per 650 dollari. Casa dell'operaio. Fa vedere lo scout dov'è. Si va lì. Ma lui dov'è? Aspetta. Vuoi che sia in una zona appunto qua. Dunque. Sì, sì, più o meno siamo lì. Sì. Allora, adesso noi... vedi che qui ci sono quei container famosi che rompono i coglioni. Questa è la missione più stupida. Allora, noi adesso tornando indietro... No, non posso andare di lì. Devo andare su di qui. Di qui. Di qui. Andare giù di qui. Perché io devo andare... lo scout là. No, neanche qua, sbagliato. Devo andare su di qui, 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 di qui,
sì, c'è una cosa nel fango che fa cagare, vabbè. Piano piano torniamo giù. Wow. Ok, questo siamo tornati in auge. Però si è legato un po' la macchina, ma fa lo stesso. Ah sì, chiamano un po' di profumo. Tartarin è più... ma no, non è tanto stabile uguale più o meno, soltanto che forse fa meno fa meno fatica, ma anche questo se la cava bene, dai.
vedere se riesco a... Ok, devo andare di là. Io devo andare di là. Poi ci sono altre due torri, poi a parte... Chi sei? Buonasera, aspetta perché ti vedo, ti sento dalle casse del televisore. Aspetta un attimo, perché c'è qualcosa che non quadra. È su Discord allora. È su Discord. Allora, audio. Dove cazzo sei? Audio e video. Infatti vedi che le ha messe qua, le ha messe. Autoparlante. Prova. Ecco, ok. Adesso ti sento. Eh sì, ovvio. Ok, alle 21.30 ci sei? Sì, ok, ok, sì. Sì, ok. Allora, aspetta, dai, che sto... Ok, siamo qui, perfetto. Oh, eccoci qua. Come stai? Come stai? Stai giù. Stai giù, stai giù. Oh, stai giù, giù, giù. CSS che cos'è? L'ho già sentito, perché l'ho già sentito. Ah ok, sì, ecco, infatti mi sembrava. Sì, 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 sì. Sì, sì. No, 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 ok, adesso devo portare. Ma l'ho trovata tra le mod, intanto che stavo cercando le mod di quella di quei carrelli per i tronchi con il cartello dietro delle. Oh Bismara, non sei capace di usare la macchina e andare indietro, senza, se non cambi visuale. E allora ho trovato questa bagaglia qua e ho detto voglio provare a vedere come si trova, come per andare in mezzo alle mappe. Non mi dispiace. Eh sì, sì, quella di Al Capone. No, Al Pacino è la Toro. Al Pacino è la Toro. Però ti dico, con queste ruotine qua, è vero che non c'ha molto carburante, perché c'ha 300, scarsi 300 litri, però, chi? Ricetta dello chef? Chi? Tu? No, Discord è acceso, aspetta. No, prova adesso. Discord è chiuso adesso su OBS. Io Discord l'ho mutato su OBS. Ok, va bene così. Sì, sì. Adesso in teoria mi si do a me come però in live a me mi sentono. Chi è che ti ha abbandonato? Aspetta che sentiamo. Tu Gaia mi senti ancora? Perché lei è in live. Ma tu mi senti in live? Tu riesci a sentirmi che si apri la live? Ah boh, allora se mi senti tu in live mi sente anche lei. Ecco, soltanto che adesso qua non sarà facile andare su da qui. Eh sì, sì, sì.
È tutto il giorno che mi sta raccontando. Sembra più un film porno. Allora, vai su. Sì, l'ho visto. Sì, vabbè, ma. Allora, va su. No, dai, non mi fa cambiare camion, che già che uno c'è neanche il garage, per Dio. Vaffan in culo, no, però. Vai dove ne voglia te. Fer. Io non so dove mettermi con la visuale, porca puttana, non vedo più una mazza. Ecco, adesso sì. Ma che cosa fa? No, ma si scaravolta da solo, incredibile. Sto cazzo di. Vabbè, adesso lo devo mollare. Ok. Girati. Ok. Allora. Ok, girati, perfetto. Ok. Io perché sono voluto venirci con questo qua? Perché ero qua. Perché ero già qua. Per quello. Non mi sono voluto spostare. Se no era un casino. Sì, giusto. Mangia qualcosa, Gaia. Giustamente ti sei lamentata perché sei ingrassata di 100 grammi. E giustamente mi sembra ovvio che devi mangiarti la crostatina. Dai, vai su. Ok, adesso fermati qui. Fermati qui. Ok. Oh, là! E la salita l'abbiamo scavata. Va piano, dove cacchio va? Oh, ma non gira sti volante. Ah, sì, va a fare schifo. Allora. Oh, dai! Ho visto gente che c'è morta a trasportarli qua. Vai dritto, ferma. Oh, le drizzi sta ruote. Avvio. Allora. Volante dritto, dritto. Ok. Ok. Ti ho detto che ti devi spostare. Ti sei spostato, adesso ti sei spostato. Guarda, mi ci giocavo le balle, che con tutto lo spazio che c'era prendevi la pianta. Guarda, lo sapevo, che mi prendevi la pianta. Mio canella, che due balle. Con costina. Mazza che merenda! Io ho capito, ho letto crostatina, cioè è una merendina. Mica è una costina di maiale. Ma no, alle 4 del pomeriggio è la costina di maiale. Alle 8 di sera così si mangia, topi morti. Beh, insomma. Oh, è vero che ha fatto la grigliata oggi. Oh, vedi adesso che l'ho svangata.
Allora, l'ho svangata, però io devo andare di qua. Andiamo qui in mezzo. Proviamo, andiamo qui in mezzo. Intanto tutto quello è da riparare, dunque. Vado di qui, scendo di qui. Quella è di maiale, sì, quella è di maiale. Ma no, non ho mica, non mica letto bene, io ho letto crostatina. Allora giù. Sì, davvero, mi servono di brutta meglio che. Dio. Allora. Io non so, sembra che ci sia qualcuno nel mio computer che mi sposta il mouse. Assomigli. Allora, dove devo andare? Di qua. Perché io devo andare? Là in fondo, ok. Ok. Giustamente adesso questo qua. Facciamo così. Ci leviamo dalle scatole qua. Ok, ferma. Ieri ti sei perso. Oh no, l'hai visto? No, non l'hai visto. Il trasporto che ho fatto. Ho avuto un'idea geniale, ho detto se funziona è stata geniale, se non funziona è stata una cretinata, ma ci ho provato. Praticamente dovevo trasportare due carichi di tronchi lunghi da una mappa all'altra. È soltanto che il camion può portarne uno solo, perché non puoi neanche mettere il rimorchio con i tronchi lunghi, non ci sta. E allora ho detto, sai cosa faccio? Io ci provo. Ecco, infatti ho cannato. Ci provo, ho preso i due camion, li ho collegati uno con l'altro con la fune. E poi li ho portati prima in segheria e poi li ho portati dall'altra parte della mappa. No, è fattibile, più che altro. No, infatti avevo messo il camion che andava lento davanti. E quell'altro invece che è un po' più l'ho messo dietro. Fortunatamente ci sono riuscito, così in un colpo solo. E poi erano due camion gemelli. Questo qua come scout va bene, ma scout su scout non va più bene. Ok. Trasportarlo questo qui, adesso c'è un altro po' di fango qua. Ci spostiamo qua, dove c'è il tubo. Vediamo se ci riusciamo. Oh, ciao John, ben arrivato. Sì, va bene, più o meno. Sì. 9:30, 9:40 io dovrei essere operativo. Quello sì. Dopo c'è un limite di orario o si va avanti fino a oltranza? Io domani devo andare a lavorare, penso anche voi, però magari qualcuno di voi fa i turni, magari domani mattina può dormire un po' di più. Ma per sapersi organizzare, perché vabbè, siamo in tre, dopo voi due se mai continuate, io fino a certo orario ci sono. Ah ok, non lo sai, bene. Beh vabbè, lo valutiamo dopo durante la partita. Più che altro mi ha detto suo Beppe che ha messo delle mod che io non ho installato. Se me le giri, così vedo quali non ho ancora installato delle vostre. Oggi ne installate altre nuove, a me piace provarle tutte. Male però la schiena. Ok, eccoci arrivati. Accettato. Mi deve mandare una foto per scaricare una mod. Infatti quella lì dei legnami mi aveva detto. Me l'ha detto ieri sera, prima di andare a letto. Io come camion per i legnami vi consiglio quelli che ho usato io ieri sera, che sono abbastanza comodi.
Allora, adesso che siamo arrivati qui, io cosa devo fare? Io in teoria volevo andare a aprire. Dove cazzo sono? Ah, e io come ci vado di là? Chi? Non c'ho il ponte. E senza ponte dove vai? Senza ponte dove vado? Però io volevo fare. Attenti, vedi. Aia. Allora, vediamo da qui cosa ci abbiamo, niente. Oh mamma. Qui si salve chi può. Allora, io se volessi andare a prendere quel bagno là, dove vado? Dove scendo? Potenziamenti. Allora, attenti, se lo vado a fare, attenti. Vabbè, faccio la strada normale. Allora, facciamo così, andiamo giù di qui, giù di qui. Tanto che siamo qui con lo scout, andiamo via. In quella mappa qua non c'è mica il garage, mappa globale. Ah, non c'è il garage. Cioè, su quattro mappe ci sono due garage e basta, che culo. Che palle. Vabbè. Tieni, lo manda. Te l'ho mandata su disco. Allora, aspetta che ci andiamo a guardare subito. Che vediamo. No, allora, questa me l'avevi già mandata. Questa sì, questa me la ricordo. Queste sì, 3, 3, 6, 2, 8. Queste le ho già installate tutte. Dovrei, adesso le controllo meglio dopo. Ma, ah sì, quella di coso. Quella di Sobep mi manca. Che manca anche a te. Allora, e indietro. Via, e indietro. Se abbiamo ancora 140 litri, riusciamo ad andare a prendere quel potenziamento intanto. Oh, aspetta, ho fatto una cacata. Ho fatto una bella cacata, ecco, così va meglio. Continuo. Se no così non vedo niente, non vedo chi mi parla. C'è un nickname di ieri sera che non ho capito chi è, dei follower che mi ha dato. Devo ancora scoprirlo. Piano. Il taglio qua mi piace, questo macchinino qua degli anni 30. Ah, ecco, infatti devo andare di qua, devo andare. Così vado a vedere che cosa devo andare a costruire. Allora, accetto. Sono il capitano Smith, corpo ingegnere dell'esercito. Normalmente manderemmo avanti i nostri, ma la tua reputazione con i ponti leggendari. Da male. Ne abbiamo uno da riparare. Ci fai vedere come si fa? Pure. Cioè, di solito lo fate voi. E adesso io ti devo farti vedere come si fa. C'è qualcosa che non mi torna. Allora. Ah no, però aspetta. Ok. Inizio traccia. Longarine e lastre di cemento. Ci arrivo con questo qua però. Io questo qua come lo trasporto? Le longarine sono lì. Le lastre di cemento non ce li ho però io qua. A meno che fa vedere. Le longarine sì. Ah no, non te le fa mica vedere, sto piglio di. No, non ho ancora detto. Rimorchio con cassone. Lastre di cemento. Ah, sono lì. Allora, una è lì e una è là. Vediamo se ci riusciamo.
Ci proviamo. Come fare non lo so, però ci provo. Sì, ho capito, è morto il cassone, però adesso lo deve trasportare quel bagaglio qua. Ci riusciremo? E quando mai andrete queste ruote qua? Vai. Allora, io devo andare al ponte. Il ponte c'è poco da correre qua. Va bene. Sì, ma andiamo piano, 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 qua si ribalta, caccia via anche l'automobile. Allora, di qui, di qui, l'ho detto, eh. Ah, ma non è qua infatti, io devo andare a scaricare da un'altra parte. Bravo che era il ponte, mica che devo andare al ponte. Scusa un attimo, eh. Ma dove devo scaricarlo io? Ah, ecco lì. Allora, vediamo se riusciamo, ma non penso che questo qua possa rimorchiarvelo. Beh, ma qua di debo? Comincio ad amarlo. Allora, no, così. Ok. Adesso stacca il rimorchio perché devo andare a prendere quell'archio. Quell'altro dov'è? Dov'è quell'altro? Ok, è lì. Allora adesso devo tornare indietro. Tornare indietro, andare giù di qui. Di qui, di qui, di qui, di qui, di qui e di qui. E vai. Saranno loro dopo passare col carretto, eh sì. Credevo che fosse fatica lui a piedi, figuriamoci col carretto dietro. E vedo che fa fatica anche la mia schiena.
tutti adesso saranno madonne, sono sicuro. Se deve trascinare un carro, figuriamoci se ce la farà. Ma non ho mica voglia di andare in carro, per un carro. Questo qua lo posso collegare. Capitato di fidarti di qualcuno e poi quel qualcuno perde un carico e tu rischi di perdere il posto di lavoro? Non dico che in questo qualcuno è mio cugino, ora Cletus, vabbè, cretino, ma non posso dirti che non è stato Cletus. Riesci a trovare il carico? O devo trovare il tuo cugino che è un cretino? No, ce l'ho con la missione. Che reagisco con il nulla facente della missione che non esiste, non so, boh. Allora, collega rimorchio, fate che bello, adesso è il più fallo partire quel bagaglio qua. Ce la puoi fare, dai che ce la puoi fare, dai che ce la puoi fare, è tutto di stove, è tutto di derapata. Aspetta, fermati qua che devo capire dove devo andare io, però. Vabbè, non andare per forza su di qui perché non c'è mica il ponte di là. Sarà difficile. Altrimenti. Ah, abbiamo anche un barile di perso, va bene. Un punto del coraggio. Se fu così che venne tirato su, passa di qua che c'è un po' di solido. Sì, con un camion facevo prima, però coraggio. Ok, ok. Dai, piano piano, piano piano, piano piano. Che ore sono? Figa, sono già le 6.
sì, uno ha fatto, vabbè, questi sì. Almeno ho aperto. Cos'è che non senti? Cos'è che non senti? Io sento la tua televisione. Eccoci, eccoci. Un dubbio. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Cambia. Che cambia. Siamo, ecco, che. Meno male. Meno male che. Dritto, vai. Vai dritto. Come vai? Ah sì? Sì, 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 sì. E vai, ponte fatto. Come fase completata, ti venisse un accidente. Due ce ne vogliono, longarine e blocchi di cemento, una e una. E allora cosa me le hai mandate, cosa me le hai fatte vendere a fare? Qui, ma non ho niente qua. Scout con pianale e ci sono le longarine. Sì, magari. Ah sì, beh, mi piacerebbe questo qua, ma qui ci vuole il camion davvero stavolta. No, qui ci vuole un camion da boh. No, è da 4. Come cacchio faccio a farlo? Qui ci vuole il camion. Sì, 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 sì. I barili quanti ne ho persi quello là? Due. Uno qui e uno là. Allora, intanto che sono qui, a questo punto, aia. Oh. Qui c'è un altro ponte però da fare. Sono qui ma non ce la faccio a trasportarli qui, è troppo lunga. Perché poi devo fare quel pezzo per in salita e in discesa, mi ribalto. Allora. Voglio muovere il rimorchio. Attacca rimorchio. Ok, così, contento. Recupero. Sono scappati tutti, sono scappati tutti. Uno solo c'è. Uno spettatore solo. Goccio d'acqua, goccio d'acqua.
Allora, adesso che cosa usiamo? Quel camion qua, che cosa c'ha quel camion qua? Vediamo se abbiamo qualche cosa di alternativo. E questo quando l'ho montato, quando l'ho messo io questo qui. Uso intensivo. Ma c'è della roba qua che non mi ricordavo di aver scaricato io. Mi fanno cagare quei camion qui. Sono perso noioso. Li ho anche scaricati. Fuori strada, sono uguale quelli là. Sì, sono uguale quello là. Questo l'ho tirato su, ma fa cacare. Oh, ciao Daniele, ben arrivato. Allora, come va? Come va? No, questo c'ha. Aspetta un attimo. 2003, sì, motore per camion piuttosto comune utilizzato. Variante, motore comune. Sì, mancano gli altri motori, lasciamo pure dov'è il camion lì. Pesante. È vero che è tutto su strada normale? È tutto su strada normale. E lo faccio su con quello là. Intensivo, vediamo che cosa cambia. 100, 200, 300. Ah, aspetta. Vuoi vedere che questi qua sono quelli elettrici? No, impossibile. 500 kW. Per forza deve essere elettrico, se non però sono noioso. Bene, bene, mi fa piacere che vada tutto bene. Io sto cercando di uso intensivo. Voglio essere curioso. Quello sbagliato, ma va bene lo stesso. Allora, vediamo se come penso io. Questo qua, vediamo se funziona. No, aspetta, bloccabile, ok. Prese d'aria, dentro stesso, componenti telaio, ci mettiamo, no, cos'è sta cosa? Niente, non mi interessa, ci metti, oh, vedi che adesso ce li ho? Oh, là, eccoli qua. Bene, boh, adesso sappiamo che ce li abbiamo. Giunto basso perché non è normale, va bene. Ok. Poi, paraurti, vabbè, fai qui fortissimo. Tettuccio, ci vuole delle luci sicuro. Paraurti interiore, va bene. Varie.
Ok. Sì, anche non mi interessano. Colori. Colore. Questo qua, che bello. Nero così. Vediamo altri colori. Colori sgargianti. Vediamo che colori sgargianti ci mettiamo. Questo mi piace. Sbagliato. I pazzetti. Accessori. Tendine. Tendine da fastidio, tendine. Gli esterni, la fatica che adesivo parabrezza, toh. Decorazioni scoppano, scoppano. Mettiamo il bulldog. Lo sapevo. Lo sapevo che andava a finire che compravo quelli elettrici. Che non si sente nulla. Elettrico. Camion elettrico, ma pensati. Non si sente niente, è tutto elettrico. Ma pensate. Ci deve essere proprio. Strano, strano. Distruggiamo il semiasse del camion, va bene, non c'era niente per terra, ma va bene lo stesso. Simpatici, vedo il camion qua, però se non si sente il rumore del camion, il camion elettrico. Assi. Mi arrivo di là dalla mappa che non c'ho più segnasse posteriore. Non mi ha fatto neanche mettere niente di. Cioè adesso non per essere noioso, ma quando devo fare rifornimento a sto caso cosa gli faccio? Benzina e poi va elettrico. Che camion strano.
Quella mappa qua, se abbiamo qualcosa da fare. Ah, c'è un camion da recuperare là. Andiamo a recuperare quel camion qua, va, tanto che siamo qui. Non so se ci riuscirò con questa cosa, ma noi ci proviamo lo stesso. Non è il camion adatto, in teoria. È per uso intensivo. Vediamo se ci va. Tanto che siamo qui. Non ho capito perché adesso. Ah! Ok. Io devo andare a prendere lei, devo andare a prendere. Ok. Dopo dove lo devo portare non lo so. Oppa là, oppa là. Che ne so. Scoperto. Nuovo camion scoperto. Allora tutto a posto. Allora. Detto da te poi non è ammissibile la cosa. Ci sei sempre saltato fuori. Ah, ma secondo me è il volante che mi fa questo scherzo qua. Interferisce con il coso.
oggi è il giorno dei morti. È morto. Allora, io se però faccio cambia cambio. Ah sì, me lo fa fare. Motore fuso. Beh, faccio recupera. E dopo lo rivenderò. Aia. Ma un audio in particolare o qualsiasi audio? Andiamo di là con questo qui, andiamo a prendere quel cassone là e finiamo il ponte. E poi per il momento basta perché c'è la schiena a pezzi, devo riposare un attimo, se no muoio. John è sparito, la Gaia è sparita, Daniele è sparito, tutti spariti. Connessione alla chat. Perché? Ah, ah, ci sei, ah, eccolo. Ah. Ma sei in live anche tu? Ah ok ok, scusa scusa, non volevo disturbarti, ci mancherebbe. Invece la Gaia sicuramente si sarà addormentata sotto le coperte, era lì. Oh piano. Ma va, vabbè, stai facendo la live giustamente. Adesso come possiamo fare qua? Perché abbiamo... fermo. Allora, noi siamo qui. Remorchio, magazzino, a picco. No, a picco ci vai tu. Ah, negozio rimorchio, negozio magazzino. Perché se vado di là dopo non c'ho più niente. Ma sì, dai, facciamo... andiamo di là. Finiamo questa missione qui del coso, di longarine e cose. Poi dopo... sospendiamo fino a stasera, se no la mia schiena dopo domani mattina mi tocca andare in giro con il girello. E via. Wow. Adesso finiamo questa missione qua e poi dopo fino alle 9:30 ci andiamo a rilassare sul divano.
Aspetta, intanto che si carica, io alzo i piedi un attimo. Figa, oggi ho voluto fare una prova a cambiare un disco rigido interno. Figa, sai che no, 4 no, sì, 4 non me li accetta. Dischi non mi Ci fa. sei? Sì, ci sono. Tu mi senti? Gio. Sì che ci sono. Gio. Mi senti? Sì che ti sento, tu mi senti? Gio. Cosa hai fatto sparire? Gio, ti sento? Ma tu mi senti? Allora, io adesso devo andare a prendere, ma non i ba. Olà, olà! Mi senti? Mi senti? Senti, non mi senti? No, ma io non. Pronto? 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 No, non è questo. Vabbè, chiudi. No, ferma, non è questo. Attenti, è questo qua, attenti. Attenti a questo qua. Ah, eccola qua. Inizio traccia. Pronto? 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 Ma ti sentivo anche prima io. Beh. Eh no, io ti sentivo benissimo, infatti dicevo, sì, ci sono, ci sono. Ma stai combinando con sti audio? Sì. Allora, rimorchi sono lì, io devo andare a prendere quel rimorchio qua. Allora, adesso sono lì, mi devo fermare giù di qua, che vado a prendere quel rimorchio qui così in un colpo solo. No, ti stavo dicendo che stamattina ho voluto fare una prova, ma non so se è dovuto alla scheda madre o a qualche cos'altro, che volevo installare un disco interno. Un disco grosso interno al posto di uno che era difettoso. Ma non mi fa partire, non mi fa partire il computer. Ci sei? Ah, ok, no, no, pensavo, ho detto magari non mi sente ancora, io parlo ma non mi sente. Sì, tranquillo, tranquillo, fai pure, fai pure. Ho voluto mettere, siccome io c'avevo tre hard disk interni IDE che avevo recuperato, uno sapevo che mi dava problemi e non mi faceva partire il Windows. Proprio mi rimaneva la rotellina che girava. Allora l'ho disattivato. Poi oggi ho detto, beh, adesso proviamo a vedere. Ne avevo uno di quelli esterni. No, aspetta, adesso ti spiego. Lo deve vedere come secondario. Come slave, non come master, perché il master è quello originale, cioè quello di partenza è l'SSD, gli altri sono tutti da storage praticamente. E allora ho provato a metterne uno che avevo come esterno della Toshiba da 2 tera,
Ho detto vabbè, lo metto. Ma come lo installo? Non si attiva Windows. Come se la scheda madre facesse fatica ad accettarlo. No, vabbè, ma volevo provare per alleggerire il carico degli altri, soprattutto di quello principale. Ma a quanto pare non ci sono riuscito. Ok, andiamo col camion elettrico. Cambiala. Che cosa? Ah, la scheda madre. Lo so che chi è il computer. Se cambio la scheda madre dopo rimango a piedi. Perché io vado di lì? Perché sto andando di lì io? Perché io ho visto una freccia di lì, ma non devo andare di lì, devo andare di qui. Cerchiamo di non andarci a incasinare la vita, se no. Qua non dobbiamo incasinarci la vita perché abbiamo già un rimorchio enorme. Disinstalla tutto e ristalla tutto. Sì, due punti format. Sì, che ti ha disabilitato qualcosa. Sì. Devo capire come arrivare lì in mezzo perché con 16 carretti, cazzo, no, ostia. Ah, ho capito. Come nessuno scarico da caricare. No, io sto diventando matto con sto gioco. Ma questi non sono blocchi di cemento, questi sono lastre di cemento. O no? Queste sono le lastre di cemento. E io dove li vado a prendere i blocchi di cemento?
Non ce ne sono di blocchi di cemento. Cioè, adesso non però sono io, ma quella mappa qua non ce l'ha. Mappa globale. A meno che non vado su questa. Devo tornare al magazzino. Facciamo così, andiamo indietro con questo qui, torniamo indietro. Però sarebbe meglio lasciarlo qua questo, perché se i blocchi di cemento servono... Capito che sei troppo indietro. Figa, volevo finirlo sto cazzo di ponte, puttana Eva. Figa, non ti dà neanche il carretto nuovo. La mia schiena. Ah, adesso devo tornare fin su dall'altra parte. Meno male che è appena di là del ponte, però qui devo fare tutto il giro. Allora, fa vedere. Aia, che male, che male, che male, che male. Strano. Thank you.
Allora, andiamo al magazzino. Aspetta, dove è il magazzino? Però qua. Qui è. Il magazzino, via. Sperando che ci sia quello che penso io. Se non c'è quello che penso io, la finiamo qui oggi. La Madonna. Com'è possibile? No, asse di legno. Non è blocchi di cemento. Sì, blocchi di cemento era. Però ne prendiamo due per sicurezza. No. Anche andarla col carrello vuoto non ha senso. Ne prendiamo due. Adesso facciamo il giro. Sì, ma mi sa che il camion qua non lo voglio più utilizzare, elettrico, fa cagare, elettrico non mi piace. Perché non si sente il rumore del motore. Va ovunque però. Non è il massimo. No, non mi interessa quello che mi interessa. Sì, sì, sono qua, sto aspettando che adesso andiamo a consegnare questo ultimo pezzo e poi dopo per oggi la live finisce qua. Quindi devo andare a coricare, sennò questa schiena qua mi scoppia. Perché mi sposti sempre la missione? Non so, tutte le volte che cambio mappa mi sposta la missione, mi cambia la missione sto coso.
dai, dai, diamoci una mossa, diamoci una mossa. Consegnare questa. Questo cemento. Piano, piano, piano questo carrello. È finito anche questa. Oh là! E 6.000 li abbiamo portati a casa. Allora, adesso stacca il rimorchio. Sì, i barili, ma non va mica bene perché ci vuole la gru. Dunque quel camion qua può tornare a casa. Va bene ragazzi, io adesso la finisco qua la live, mi vado un attimo a coricare per la schiena che non ce la faccio più, anche perché 2 ore e 40 che sono in live. Ci sentiremo stasera che faremo una bella partitella con John e Sobep. Vediamo. Sobep. Allora, adesso aspettiamo di arrivare in garage. In garage. Oh. Eccolo qua. Il nostro camioncino. Ah, questo qua lo possiamo già vendere così com'è. Mantieni, seleziona, vendi e lo vendiamo così. Ah, eccolo. Eccolo qua, dov'è? Dov'era? Era qua. Personalizza, proviamo a vedere se, aspetta, motore, scusa un attimo, ma che motore ci ho messo io, motore di merda. Ecco, dici, madonna, questo motore non scende a compromessi per chi apprezza sopra ogni altra cosa potenza e affidabilità, due coppie motrici senza confronti al costo di un consumo di carburante mostruoso. Con il serbatoio che ho più all'avanguardia, questa variante offre potenza superlativa e consumi calorie davvero ridotto. E va bene, poi ci abbiamo questo qua, una modifica progettata per aumentare drasticamente la potenza del motore a scapito del risparmio di carburante. Vabbè, valore del motore unico nelle prestazioni impressionanti, può essere installato solo su supporti speciali per rendere il camion più compatibile con gli altri motori. Ah, incompatibile però diventa. Una V6. Facciamo questo qua. Ok, adesso però quello lo andiamo a cambiare, lo andiamo a vendere, così. Sospensione, la madonna, la più alta, fighi,
facciamo le alzate, dai. Scambio. Fuori strada. Ok. Pneumatici ci lasciamo. No, aspetta, i pneumatici, se abbiamo il doppio. Sì, 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 mi piacciono doppio. No, ma la strada è un cazzo. Dai che dopo andiamo, dai che dopo andiamo, dai che dopo andiamo, dai che dopo andiamo. Dai, vai su, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Tutti i terreni, sì, vabbè. Ah beh, no, sì, no, non si possono mettere. Eccellenti, 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 tutto eccellente. Niente, abbiamo delle gomme, sono tutte eccellenti. Ah, qui ci sono catenate, no, allora mi piacciono queste qua. Vabbè, sono un cretino, vabbè. Medio avanzato, esteso, pesante a doppio motore. Ma io lo volevo che almeno potesse essere autonomo, medio autonomo, medio esteso, scout. Ma facciamo questo qua. Ok, però detto niente. Sì. Sembra. Mai dire mai. E infatti adesso devi. Per il bot, a proposito. Ah, sì, ho capito. No, poi dobbiamo guardare anche questi qua. Ciao, mi trovi anche su, visto che sono tutti sbagliati. Bisogna vedere anche quelli. Beh, lo vediamo dai, se mai sabato allora. Sabato pomeriggio. No, ho capito, tanto sai, se la gente ci va a vedere non li vede mica. Ma che cazzo di indirizzo gli hai dato? Io, vabbè, infatti l'ho già detto ieri in live, gli ho detto guardate, non considerateli perché sono sbagliati. Se volete chiedetelo a me e vi dico se sono io, perché l'immagine c'è la mia immagine dunque. O se no c'è l'immagine di un cagnolino. Va bene. Allora, aspetta che saluto in live, saluto John, ci vediamo più tardi, saluto Gaia che è sparita nel nulla, saluto Fort Daniele che è passato, io vi ringrazio di tutto, saluto il Joe che è qui su Discord con me, ci sentiamo prossimamente. Ok. Ciao John, ci sentiamo dopo, allora 9:30, 9:40, ci vediamo, ci sentiamo in Discord. Ok? Ciao a tutti. Ciao ragazzi, a dopo. Ciao.